Vamos a empezar el tema de hoy. Cominceremo l'argomento di oggi e voglio farlo con una preghiera, invitando Dio ad accompagnarci. Caro Dio, ti ringraziamo perché tu sei il nostro creatore, che tu ci ami, perché ci dai tutto ogni giorno e ti chiediamo che quello che impareremo oggi è perché questo ci aiuta ad avvicinarci di più a te. Grazie, amen. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Che cos'è quella cosa chiamata scienza? Il libro di questo tema l'ho preso in prestito da un libro di Alan Chandler e l'ho letto per la prima volta quando ero adolescente, per cui non è un libro recente, ma è molto interessante. Se non l'avete letto, ve lo consiglio. Parleremo di lui più in là. Tutti abbiamo un'idea di quello che è la scienza. Quando pensi alla scienza, forse ti immagini qualcosa come questo, una persona con il camice bianco in un laboratorio che mischiando delle sostanze pericolose, o forse colleghi il concetto di scienza ad una lavagna piena di formule e di calcoli complicati. A forse può essere che la scienza ti faccia pensare a dei macchinari come gli acceleratori di particelle o i radiotelescopi. Beh, queste cose hanno a che vedere con la scienza, ma che cos'è la scienza? La parola scienza può significare semplicemente conoscenza, però una definizione più esaustiva sarebbe la seguente: l'attività intellettuale e pratica che comprende lo studio sistematico della struttura, il comportamento del mondo fisico e naturale per mezzo dell'osservazione e della sperimentazione. Mi piace molto questa definizione perché è abbastanza completa e comincia dicendo che la scienza può essere un'attività intellettuale, teorica o qualcosa di pratico e anche dice qual è l'oggetto di studio della scienza, il mondo fisico e naturale. E quello che vogliamo apprendere da questo è che tanto sia la struttura, come è, cioè, ma anche come il suo comportamento, come funziona. E per ultimo, e questo è molto importante, si sta specificando la metodologia del lavoro della scienza. Si tratta di uno studio sistematico, i cui strumenti sono l'osservazione e la sperimentazione. Potremmo dire che la scienza è un tentativo umano di ottenere conoscenza riguardo al mondo, riguardo alla natura, ma non è l'unica. Esistono altre fonti di conoscenza. Quello che caratterizza la scienza, quello che la differenzia dalle altre fonti di conoscenza, è precisamente la sua metodologia. Sicuramente avete studiato alcune volte o avete sentito l'espressione metodo scientifico. Vedremo adesso uno schema tremendamente semplificato, molto anche se ci sono molti studiosi attuali che concordano che la scienza non funziona esattamente come avremmo questo schema, questo ci servirà per spiegare la differenza tra la scienza e altre fonti di conoscenza. Cominciamo con un'osservazione. Un'osservazione che genera una domanda e poi si trova una possibile risposta a questa domanda che chiameremo ipotesi. I passi successivi consistono ad appurare se questa risposta possibile è ipotesi, cioè è corretta o no. Fino a qui non c'è molta differenza con altre fonti di conoscenza, come possono essere la filosofia o la religione. I filosofi o i teologi anche si fanno delle domande e anche si suggeriscono delle possibili risposte. E cercano anche loro di verificare se le loro risposte sono corrette, ma la differenza è nel modo di comprovare, di appurare la veridicità dell'ipotesi. La scienza comprova le sue ipotesi attraverso le osservazioni, gli esperimenti, e usa
quello che chiamiamo l'evidenza empirica, quello che possiamo percepire quindi con i nostri sensi, quello che possiamo vedere, toccare, sentire o misurare. Il risultato degli esperimenti, se l'evidenza empirica appoggia l'ipotesi, allora si accetta come valida. Se invece l'evidenza nega l'ipotesi, questa si rifiuta e si propone una nuova e poi si ricomincia. O almeno questo è quello che dice la teoria. Nel caso della filosofia o della religione, la maniera di appurare se la risposta è valida ed è differente, la filosofia si appoggia nel ragionamento logico. Usiamo la mente e il ragionamento per arrivare ad una conclusione a partire da determinate premesse. E nel caso della religione, per comprovare se una risposta è corretta e giusta, si confronta con la fonte di autorità, che per molte religioni cristiane è la Bibbia. Se la risposta coincide con quello che dice la Bibbia, è vera, se no è falsa. Anche questo però è teoria. Sapete perché la scienza ha tanto successo nella nostra società? In parte credo che si deve a tutti i progressi e le migliorie che abbiamo ottenuto grazie a questa. Però credo personalmente che anche si deve al fatto che il metodo scientifico che abbiamo appena finito di spiegare in realtà è il nostro modo istintivo di apprendere, di apprendimento. I bambini, già da molto piccoli, senza che nessuno glielo insegni, utilizzano la sequenza osservazione, domanda, ipotesi, esperimento. Immaginatevi questo, abbiamo un piccolino, un neonato, che osserva un piccolo oggetto scuro che si muove per terra, lo prende nella sua mano e si chiede: sarà cibo? E poi lo mette in bocca per comprovare empiricamente se è cibo. Facciamo un altro esempio quotidiano, un po' meno disgustoso. Immaginati che ti svegli nel bel mezzo della notte e premi l'interruttore della luce dal letto e la luce però non si accende. E quindi ti fai la domanda: ma che succede? E poi trovi una risposta. Forse si è fulminata la lampada, la lampadina, o forse non sai se è quello da accendere, provi a accendere quello dell'abajur, ma anche quello non si accende. E quindi cerchi un'altra risposta, un'ipotesi nuova. Dici: ma forse ci sono i cavi elettrici. E poi guardi il quadro elettrico della casa, ma tutto è a posto. Quindi non è neanche questo. Ma forse sei andata alla luce e per appurarlo ti affacci alla finestra, vedi che non c'è nessuna luce nelle case e anche che i lampioni della strada sono non funzionano. Quindi hai risolto il mistero. Il metodo scientifico quindi si viene naturale, lo usiamo intensamente in tutti i momenti ed è per questo che ci sembra una buona maniera di risolvere i problemi. Forse perché è il modo migliore. È la miglior modo in cui anche questo si basa su qualcosa che possiamo di oggettivo, che possiamo vedere, toccare, misurare, comprovare. Il problema sorge però quando usciamo dall'ambito quotidiano e passiamo all'ambito scientifico, dove tutto è molto più complicato. Molte delle domande che si fanno agli scientifici non si possono risolvere con esperimenti semplici o con risultati evidenti, come il tema della luce, l'argomento della luce. Che non si accenda la luce. Facciamo per esempio una domanda più attuale. Che conseguenze avrebbe per la vita della Terra l'aumento della temperatura media nel pianeta di 2 gradi? Supponiamo che le nostre ipotesi è che la vita nella Terra si estinguerebbe. Evidentemente il nostro esperimento non può essere aumentare la temperatura del pianeta di 2 gradi e vedere che succede. Però quello che sì possiamo fare invece è un esperimento a scala ridotta. Possiamo allestire un acquario con corallo, pesce, con invertebrati marini, eccetera.
Quando l'ecosistema sta funzionando in modo equilibrato, allora gli alziamo la temperatura dell'acqua di 2 gradi. Tralasciando il dilemma morale di fare o no animali per fare questi esperimenti, se questo è etico o no, però possiamo essere certi che quello che succede nell'acquario sarà, possiamo essere sicuri che quello che succede nell'acquario succederà nell'oceano? Se muoiono tutti i pesci nell'acquario, vuol dire che tutti gli animali marini moriranno? O un'altra cosa che potremmo fare è guardare l'ecosistema naturale, per esempio la barriera corallina, e vedere che impatto ha avuto l'aumento di temperatura del mare che è successo fino adesso, che è approssimatamente di come 1 grado, e quindi faremo il calcolo che cosa succederebbe se aumentassimo di 2 gradi la temperatura. Però come facciamo a sapere se i nostri calcoli sono giusti? E questo ci porta al concetto più importante che vogliamo spiegare e che lo ripeteremo fino alla essere saturi, alla società, alla nausea. C'è il concetto che abbiamo una definizione di scienza di un autore contemporaneo nel suo libro 3 metodi scientifici per pratica. Dice questo: tutte le conclusioni della scienza, quando si espongono chiaramente, implicano 3 tipi di componenti: i presupposti, le evidenze e la logica. E cioè esattamente il concetto fondamentale che vedremo oggi. Oggi e nel resto di questa serie. Ed è che la scienza non tiene conto solo dell'evidenza empirica, ma include un altro componente, la logica, che di solito l'associamo ad altre fonti di conoscenza. E il prossimo argomento tratteremo dei presupposti della scienza, però al momento ci concentreremo sulla relazione tra l'evidenza e la logica. Quando parliamo dell'evidenza, normalmente ci riferiamo ai dati che si ottengono negli esperimenti, nelle osservazioni, quello che abbiamo visto, fotografato, visto, registrato, annotato. Però, come già abbiamo detto, gli esperimenti non riproducono esattamente i fenomeni che vogliamo studiare, per cui i risultati concreti dobbiamo concluderli in delle conclusioni più generali. Ed è lì, a partire da ciò, che entra la logica in gioco. Perché nel processo di raccogliere i dati e di arrivare alla conclusione logica è quello che chiamiamo interpretazione. E questo è fondamentale. Lo useremo oggi e in tutto il resto della serie. La differenza tra dati e interpretazione. Per spiegarlo in modo semplice, utilizzerò un esempio non scientifico che sempre faccio ai miei alunni. Qual è la differenza tra queste due frasi? La prima: il Brasile è la squadra di football che più volte ha vinto il campionato mondiale. Oppure il Brasile è la migliore squadra del mondo. Sicuro che tutti vi siete resi conto che c'è una sfumatura importante tra queste due affermazioni. La prima è un fatto obiettivo, cioè possiamo andare a verificare i risultati, comprovare che veramente sono quelli. Secondo, la seconda frase può considerarsi invece una conclusione logica della prima, ma resta un'opinione soggettiva che dipende dal criterio con cui definiamo la migliore squadra del mondo. La prima frase è un dato, la seconda è una interpretazione, una conclusione. In questo caso è facile vedere la differenza. Però ci sono delle volte in cui nella letteratura scientifica è più difficile trovare quali sono le cose che sono dati e quelle che sono interpretazioni. Dedicheremo alcuni minuti a praticare, faremo un esercizio pratico per differenziare, per fare la differenza tra ciò che è interpretazione o dati. Inizieremo con una frase molto semplice, con una cosa molto semplice,
io metterò sullo schermo una serie di frasi e vi darò alcuni secondi per che diciate dati o interpretazioni, e poi vedremo insieme la risposta corretta. La primera, La la prima molecola de frase. agua está compuesta por dos átomos de La hidrógeno molecola y di un acqua è átomo de ossigeno. composta da due atomi di idrogeno e una di ossigeno. Esto es un dato. Questo è un dato. Probablemente todos o casi todos habéis pensado Probabilmente que tutti esto o es un quasi dato, tutti avete pensato pero che en questo è realidad un dato, anche se in no es realtà algo que podamos non è qualcosa che tecnicamente possiamo comprobar con nuestros appurare sentidos, con i nostri perché sensi, los átomos perché non quedan unidos possiamo con los vedere gli electrones atomi, y sono luego piccoli, actualmente ma consideramos evidencia diciamo empírica una attualmente sola ai locuzione giorni nostri si dell'utente, considerano evidenza sino empirica también la non solo información quello que che percepiamo obtenemos direttamente, con ma anche le l'apparenza informazioni che una otteniamo con apparenza macchinari o amplía con nuestra strumenti percezione che ampliano la un nostra poco con percezione, un come telescopio o microscopi, altre macchine telescopi de o altre laboratorio. macchine di laboratorio. El agua es imprescindibile L'acqua para è la vida. imprescindibile per la vita. Seguramente alguno de Sicuramente vosotros habrá alcuni pensado di que esto voi es avete un mito, pensato che questo è un dato, pero es una afirmación tan ma amplia un'affermazione che in così realidad generale, non si così puede ampia, è comprobar più empíricamente. molto difficile di Podemos estar comprovarla seguros que no empiricamente. existe Possiamo in essere quanto certi che non algún tipo esista de vida nell'universo nessun tipo di necessita vita d'acqua. che non necessiti di acqua? Per Así que esto en realidad es una cui interpretación. è questa Si un'interpretazione. quisiéramos convertirla en un dato, Se tendríamos volessimo que convertirla concretarla. in un dato, Por farla lo tanto, diventare un dato, el agua es dovremmo imprescindible dire, per para esempio, che todos l'acqua è los seres vivos imprescindibile per tutti gli esseri y eso es un dato viventi también. conosciuti, quelli che Lo hemos conosciamo. comprobado. Questo Ahora possiamo os voy a contar una specificare, pequeña historia. comprobarlo. Y vamos a Adesso parar vi solo racconterò per una darle piccola un storia, attimo una di storiella, attenzione para ver e si ci riesco fermeremo ad a ogni sua parte per vedere se si tratta di dati o di interpretazioni. Juan y María comieron en un restaurante anoche. Juan e Maria, Giovanni e Maria hanno mangiato in un ristorante ieri Puedo sera. presentarles, podemos ver las cámaras del restaurante. Quindi, come possiamo vedere la camera del Juan ristorante? se puso enfermo anoche y Lui si è ammalato, è stato portato anche all'ospedale. es un dato. Anche questo è un dato. Vediamo il letto dell'ospedale dove La lui si comida ammala. que Juan comió en el restaurante Il no fue cibo buena. che ha mangiato nel ristorante sicuramente gli ha fatto male. Seguramente todos habéis visto que esto es una interpretación. Però Esto diciamo che tiene una funzione il molto cibo importante. del La ristorante è llaman basso. Però causación. questa è una interpretazione che Cuando viene ambas chiamata dos cosas que causazione, aparecen juntas cioè raccoglie concluyen due con dati l'altro, che sono uno insieme, detrás del oppure otro, uno y dietro concluyen l'altro, e que conclude che ambos uno sabían è lo la que causa querían. dell'altro. Pero en ciencia es muy Però importante nella tener en scienza è più cuenta importante que tenere dos hechos conto che vengan asociados, uno anche se caso uno due detrás fatti del otro, vanno no implica associati che uno insieme, sea la causa non del otro. significa che uno sia la causa Quindi, dell'altro. Juan, Continuiamo. María Giovanni e sono stati Maria e recluidos altri en un 14 restaurante clienti fuera del de sus ristorante invitados sono anoche. stati ricoverati in ospedale ieri Questo notte. es otro dato. Questo è un altro dato. La comida en mal estado del Il restaurante cibo guasto, provocó avariato del una ristorante ha sensación fatto ammalare i suoi clienti. ¿Es un dato o È es un una dato o è interpretación? un'interpretazione? No os fijéis en la fotografía. Si solo tenemos la información de la Se frase, solo abbiamo podríamos l'informazione seguir contenuta nella considerando frase, dovremmo continuare a un'interpretación. considerarla Pero si nos un'interpretazione. dijeran que se ha Però se ci analizzato, dicessero che è como es stato muy complejo, analizzato un probablemente campione del cibo incluso del contenga ristorante e conteneva proteína o alcune toassine o patogeni, entonces patogeni, podríamos allora considerarlo un potremmo dato. dire che è un En cualquier dato. caso, he In puesto qualsiasi questo caso, ejemplo ho fatto restaurante questo esempio no per todas las evidenziare interpretaciones son che iguales, non tutte le no interpretazioni tienen el mismo sono uguali, non peso, hanno lo stesso no peso. es igual de Non è importante uguale, o lo fuerte stesso peso supporre una interpretación cuando che hay quando 16 c'è personas una persona che sta y tienes male, 16 personas oppure che enfermas quando ne hai y solo 16 una persone sana. che stanno male La mangiando nello primera stesso interpretación ristorante. La prima tiene menos interpretazione peso que la ha meno segunda, peso un po' che más la datos seconda, tienen esa perché ci sono interpretación. più Y ahora dati. sí podemos ver cómo E anche persino così la potremmo comida sbagliarci. estuvo Forse non è stato contaminada, il cibo, è l'acqua stata del l'acqua o restaurante, lo que sea. l'aria del Cambiamos ristorante che era de contaminata. historia. Cambiamo storia. El lunes, después de llover, había Lunedì, caracoles e dopo la en la pioggia, calle. c'erano lumache per la strada del mio villaggio. Questo è un dato. El lunes, después de Lunedì, llover, había dopo mil pies la en la pioggia, calle. c'erano i millepiedi nella strada del mio villaggio. Esto es otro dato. Questo è un altro dato. La lluvia hace que los caracoles y los La millepiés pioggia salgan fa a la calle. sí que i millepiedi Seguramente ya todos sabéis que esto es e una le interpretación lumache y que escano per la precisamente es un strada. tipo de interpretación Questa è que hoy no un'interpretazione, usamos. e più precisamente quella che La chiamiamo lluvia causa que causazione. esos
diciamo che è la pioggia che causa che questi animali vadano fuori strada. Ma dopo la pioggia, ogni tipo di animale vertebrato esce per la strada. E anche questa è un'interpretazione, però di un altro tipo di interpretazione. Tratta di una generalizzazione. Abbiamo dei dati di due gruppi di animali, di due tipi di bruchi o di vermi, di piccattoli, e poi estendiamo la conclusione che tutti gli animali escono per la strada. Passiamo all'ultima storia. Mia nipote appena nata è aumentata in media di 200 grammi per settimana durante il primo mese. Questo è un dato. Abbiamo misurato il peso e abbiamo visto la media ogni giorno, per poter dire che questi dati diventano un unico dato, no? E poi un'altra frase è che i neonati aumentano di 200 grammi alla settimana durante il loro primo mese di vita. Questa è un'interpretazione. E qui è un altro esempio di generalizzazione. Cioè abbiamo preso i dati del neonato e li abbiamo estesi a tutti i bambini. L'ultima frase. Quando mia nipote avrà 10 anni, peserà 100 kg. Evidentemente si tratta di interpretazione. E in più sappiamo che è sbagliata. Però permettetemi di chiedere da dove esce fuori questa scelta, perché la si è ottenuta dai dati facendo calcoli matematici. Io ho cominciato a analizzare il peso di mia nipote alla nascita, 4 kg, e gli ho aggiunto 200 grammi per settimana durante tutti i 10 anni. E quindi il risultato sarà, facendo il calcolo, 100 kg. Questo tipo di interpretazione si chiama estrapolazione. Consiste nel prendere alcuni dati limitati nel tempo, nello spazio, e estenderli fuori dal loro contesto dello studio. L'estrapolazione si utilizza molto nella scienza ed è molto pericolosa. È utile, però è pericolosa, perché come si realizza con calcoli matematici e ci dà la sensazione di essere attendibile, in questo caso tutti ci siamo resi conto che era sbagliata. Perché conosciamo bambini di 10 anni e sappiamo che normalmente non pesano 100 kg. Però immaginatevi che a posto di bambini umani stessimo parlando di dinosauri, facendo uno studio di altre cose che non possiamo verificare oggi. Bene, dopo che questi esercizi di pratica analizzeremo in tema serio, analizziamo un caso reale e una notizia scientifica che apparve in numerose riviste e web di divulgazione scientifica nel 2017. Rane preistoriche giganti che mangiavano dinosauri, secondo quello che affermano gli studiosi. Quando leggiamo questo titolo in una pubblicazione di divulgazione scientifica, riteniamo che deve essere verità, perché è una notizia scientifica. E quindi pensiamo che gli esperti ci stanno comunicando dati o in ogni caso interpretazioni che hanno una certa portata. Ma che tipo di dati credete, su che tipo di dati credete che si fondi questo titolo? Che tipo di dati avranno gli scienziati o gli studiosi per affermare che queste rane preistoriche giganti mangiavano dinosauri? Bene, siccome ci si parla di animale preistorico, sicuramente perché gli studiosi hanno incontrato fossili di queste rane giganti. Effettivamente nell'anno 2008 sono stati scoperti a partire da frammenti di fossili trovati nel Madagascar una specie di rana che chiamarono rana diavolo o Belpedù Alpinga. Secondo le ricostruzioni era una rana gigante che pesava 41 cm e poteva arrivare a pesare 4,5 kg. In questa immagine possiamo vedere il colore azzurro, i frammenti trovati, la ricostruzione dello scheletro dell'animale. Quindi andiamo ad appurare quello che ci sembra che abbiamo capito. Allora, di quello che sappiamo della rana gigante, quanti sono dati e quale parte invece di interpretazione? Vi lascio alcuni secondi per pensarlo. Vi metto lì più grande la foto in modo che possiate guardare meglio.
Bene, i fossili che hanno trovato la parte azzurra di questa fotografia sono i dati. Tutto il resto, la ricostruzione dello scheletro, la dimensione, il peso, i disegni come questo, di come sarebbe la rana, tutto questo sono interpretazioni. Questo non vuole dire che siano false o che siano scorrette, però è importante sapere che non sono cose che sono state misurate o osservate, sono cose che sono state calcolate usando la logica e ritenendo che le rane antiche erano simili alle rane attuali. Passiamo alla seconda parte del titolo, che dice che queste rane mangiavano dinosauri. Che tipo di dati potevano avere, ha potuto portare gli studiosi ad affermare qualcosa di tanto specifico? Sicuramente perché hanno trovato dei resti di dinosauri nell'interiore delle fossili della rana, o forse hanno trovato dei segni dei morsi della rana nei fossili del dinosauro, no? Beh, no. Se leggiamo la notizia, vediamo che la ricerca non ha realizzato tutto questo attraverso i fossili, sino attraverso le rane attuali, le rane di oggi. Quindi pare che le rane fossili giganti essere una forma simile a un tipo di rana attuale che vive, che si chiama rana cornuta, molto piccola. Queste sono delle rane bombate che hanno una bocca molto grande, sono molto aggressive, mangiano di tutto. Vedete che si mangia un pesce, ma queste le chiamiamo rane Pac-Man, proprio per questo. Quindi quello che hanno fatto i ricercatori è prendere queste rane cornuta piccole, che hanno la lunghezza della testa di circa 5 centimetri, e con un strumento speciale come quello che vedete nella foto, hanno misurato la forza del morso di queste rane. E il risultato è stato, quello medio, è stato di 30 N, che è quasi 3 kg, potevano mordere con la forza di 3 kg. Bene, queste le forze che avevano queste rane, misurate da questa apparecchiatura, è l'unica cosa che è stata misurata per l'apprendimento. A partire da lì, i ricercatori hanno fatto dei calcoli di proporzionalità secondo la dimensione. È come fare una cosa della regola del 3, un po' più sofisticato. Cioè, a partire da questa rana piccola, sono passate alla rana grande, e hanno fatto questi calcoli di proporzionalità. E si arriva alla conclusione che la potenza del morso di questo rane gigante fossile sarebbe di 2.200 N, che sono come equivalente della mandibola di un lupo. Quindi sono giunto alla conclusione che le rane diavolo gigante potevano mordere tanto quanto un lupo, e gli autori di questo studio si sono chiesti: ma che tipo di prede mangerebbero? Attraverso gli strati di roccia di quello che avevano trovato, i fossili hanno dedotto che erano contemporanei dei dinosauri, e pertanto per questo pensarono che forse potevano mangiarsi i piccoli, i cuccioli dei dinosauri. Ricapitoliamo: i dati reali dello studio sono i fossili incompleti della rana gigante e la misura della forza del morso della rana cornuta piccola, solo questi. A partire da questi dati si è applicata la generalizzazione per ricostruire la rana fossile, a partire dalla rana attuale, questi piccoli dati che avevamo, e poi l'estrapolazione per calcolare la sua forza del morso, della mandibola. Finalmente, quindi, alla fine, l'ultima parte, questa idea che mangiavano i dinosauri, io questa parte la chiamerei speculazione. Che cosa abbiamo imparato da questo? Che gli studiosi ci ingannano e che la scienza non è attendibile, che la scienza dovrebbe basarsi solo sui dati e mettere da parte le interpretazioni? No, nessuna delle due cose. Per fare scienza bisogna tanto dei dati quanto della interpretazione. Se la scienza si basasse solo sui dati, gli studi scientifici sarebbero una lista lunghissima di numeri, di osservazioni, senza portare a nessuna conclusione, e non servirebbero a niente.
Gli esperti non ci ingannano, gli studiosi fanno il loro lavoro, propongono ipotesi, fanno esperimenti, analizzano i risultati di questi esperimenti e li interpretano, aggiungendo delle conclusioni che poi pubblicano, che devono essere revisionate, valutate e poi pubblicate in riviste scientifiche. Devo riconoscere che ho fatto un po' una trappola, perché il tema di Rana non vi ho mostrato l'articolo scientifico che è stato pubblicato, non è stato pubblicato in una rivista seria, ma è stata una pagina, la notizia è stata pubblicata in una pagina di divulgazione di web. Quindi, per quelli che invece hanno maggiore curiosità, questo è l'articolo da cui è stato tratto. Ovviamente, gli scienziati, cioè gli studiosi, sono molto più cauti dei giornalisti che cercano un titolo che possa attirare l'attenzione. Quindi, se voi invece andate veramente nel link, notate che il link originale dice che il titolo è molto meno appariscente e dice che tutte le lo stesso articolo dice che sono delle estrapolazioni, tutte le cose che abbiamo commentato. Riguardo invece a quello, per esempio, il fatto di mangiare di cuspari, considerando la forza che avevano del dare un morso, gli esemplari grandi avrebbero potuto essere capaci di alimentarsi di grande varietà di animali contemporanei, inclusi coccodrilli piccoli e i piccoli dei dinosauri. Per questo è molto importante non fermarsi ai titoli di internet, neppure delle pagine scientifiche. È importante andare alle fonti, leggere i dettagli in modo critico e soprattutto fare la differenza tra dati e interpretazioni. Molte delle cose che affermano gli studiosi non pretendono di essere verità eterne, ma delle interpretazioni temporali dei dati, temporanee dei dati che abbiamo fino a questo momento determinato. Se in futuro si trovassero maggiori costi di questa grande gigante, si ottenessero nuovi dati, potrebbe apparire un altro articolo con una nuova interpretazione dicendo che in realtà le rane, per esempio, erano vegetariane e che usavano la forza della mandibola per appendersi ai rami degli alberi. Questo è qualcosa che accade continuamente. Come vedremo la prossima volta, le conclusioni scientifiche sono sempre dei tentativi temporanei. Vorrei concludere con la mia definizione personale di scienza. Per me la scienza è uno strumento meraviglioso per ottenere conoscenza sulla natura e sul creatore della natura. Io sono una studiosa e ogni giorno imparo cose nuove su Dio, grazie alla natura e allo studio scientifico della natura. È ancora molto di più, credo che la scienza l'ha inventata Dio. Quando Dio ha creato l'essere umano, gli ha posto in noi questa curiosità innata, che ci spinge sempre a farci delle domande, a chiederci il perché delle cose, già da quando siamo bambini. I bambini lo fanno, perché chiedono, questa capacità di cercare le risposte in modo empirico e di analizzarle con la logica. Ci sono diversi versetti che ci motivano proprio a questo, cioè a provare con i nostri sensi, a comprovare Dio. Provami, dice il Signore, investigami, provami. Questo testo di Salmi o di Geremia, cercate, vedrete. Però, come qualsiasi altro regalo divino, la scienza fraintesa o che vuole realizzare, separata da Dio, può diventare una maledizione. E vogliamo terminare qui, e vogliamo concludere, e parleremo di scienza il prossimo giorno.